10 marzo 2012, Gian Nicolacione, stiamo in compagnia di Khalsan Dholker, presidente della comunità tibetana in Italia, in occasione di un sit-in appunto per la libertà del Tibet davanti all'ambasciata cinese qui a Roma. E le chiediamo appunto le motivazioni di questa battaglia. Noi siamo qua oggi perché oggi è 10 marzo, che ricorre 53 anni di occupazione del Tibet da Cina. E nel questi 53 anni i cinesi hanno portato proprio genocidio culturale. I tibetani in Tibet non hanno diritto di niente, non hanno diritto di esprimere nessuna volontà, non hanno diritto di religione, non possono preservare o mantenere vita quotidiana come tibetano, non hanno diritto di avere l'opportunità di studiare la lingua tibetana, che è la nostra propria identità, in scuola. I tibetani in Tibet devono studiare solo cinese, e quando i tibetani si compiono l'università non trovano lavori. E i monaci tibetani sono fatti arrestati e sono portati in un campo dove fanno la rieducazione patriottica, si dice in cinese, che dicono che non capiscono le politiche, devono avere la rieducazione, e portano i campi più lontano possibile e arrestano i monaci che non vanno. E Tibet dopo 2008, quando è stata una grande manifestazione, quando è stato Olimpiadi a Beijing, i tibetani hanno manifestato, hanno fatto la manifestazione, da lì e Tibet è diventato come un campo militare. Ci sono più militari cinesi delle proprio popoli locali. E questo anno, iniziando diciamo in 2009, un tibetano, un monaco giovane, si è dato fuoco. 2011, in marzo, si è dato fuoco un monaco, e da lì, finora, fin diciamo tre giorni fa, sono stati immolati 26 giovani tibetani in Tibet. Sono tutti stati immolati, tutti avevano una sola la richiesta di libertà in Tibet e il ritorno del Sua Santità Dalai Lama in Tibet. Khalsan, in questa situazione estremamente dove la libertà è negata dalla Cina, le donne tibetane come vengono trattate, al pari degli uomini oppure subiscono delle angherie maggiori? Voglio dire qua che in Tibet, quando era Tibet indipendente, non come altri paesi, in Tibet è lo stato di femminile, di donne è proprio uguale dei uomini. E adesso, come mi chiede la situazione di donne tibetane in Tibet, donne tibetane in Tibet sono tutti, diciamo, maggioranza di donne tibetane hanno avuto l'esperienza della sterilization forzata. E le donne tibetane non possono dare vita a figli perché il governo cinese vogliono, come si dice, vogliono proprio che scomparsi il proprio popolo tibetano e Tibet diventa Cina naturalmente. La policy la Cina ha una policy che dice che solo un figlio può avere, la mamma può avere solo un figlio, ma in Tibet è diverso perché in Tibet abbiamo pochi popoli, siamo 6 milioni in totale, ma hanno portato questa policy anche in Tibet, e donne tibetane non possono avere più di un figlio, e c'è la forzata sterilizzazione, non hanno diritto di dare vita ai figli. Khalsan, le donne e anzi gli uomini in Italia, tibetani, sono riuniti in associazioni, ci sono dei gruppi, dei siti anche su internet, vogliamo divulgare e dare informazioni su dove gli italiani possono informarsi della situazione tibetana?
I tibetani in Italia siamo pochi, eravamo quasi 300, ma adesso questo anno abbiamo fatto una calcolazione e siamo 150 al massimo che siamo rimasti in Italia. Siamo molto pochi, ma siamo fortissimi. Abbiamo la comunità tibetana in Italia, che il sito è www.comunitatibetana.org, e noi tibetani siamo pochi e siamo fa parte, tutti siamo fa parte della comunità tibetana. La comunità tibetana è un come un il ponte fra il governo tibetano in esilio a Dharamsala e i tibetani qua in Italia. La comunità tibetana fa come un riferimento di tutti i tibetani e comunque rappresentiamo la nostra governo in esilio a tibetani. E abbiamo anche l'associazione donne tibetane, che non è un'associazione diversa, ma siamo sempre insieme, ma comunque le donne che fa parte dell'associazione donne tibetane fa parte della comunità tibetana. Diciamo la comunità tibetana è il più, come si dice, uno che appartiene a tutti. Ringraziamo Kelsen, gli diamo appuntamento.